162. Centro spirituale Frattocchie, a cura di VB. Guide. Dire vibrazioni può sembrare generico. Alcuni di voi, riferendosi alla Luna, parlano di magnetismo, ma non è proprio di magnetismo che si tratta. Il magnetismo è una forza attraente o di repulsione, mentre le vibrazioni di cui parliamo ora sono onde di energia, per te impalpabili, ma che ti raggiungono ogni giorno. Guardare il cielo è come chiedere una maggiore energia a chi ne possiede in quantità. I movimenti di rotazione della Luna, della Terra, del Sole sono dovuti alla forte energia che parte dal loro interno e, ruotando, ne producono altra. Sono fonti inesauribili di energia e non spariranno mai. Potranno cambiare collocazione, ma la loro energia ha ormai riempito il serbatoio dell'esistenza. E anche se questo si dovesse rovesciare e quindi svuotare, la forza contenuta in esso riuscirebbe a tornare a gravitare e ad attirare a sé una massa tale da ricreare nuovamente le stesse, identiche condizioni precedenti. Ma lo svuotamento non potrà avvenire, poiché è utile e benefica la presenza di ogni pianeta, astro o stella, nell'esatta posizione di ora. La posizione dei pianeti non è casuale. Ogni pianeta nella tua piccola e armoniosa galassia è al posto giusto affinché non disturbi l'emanazione di energia degli altri pianeti. Come c'è uno scambio reciproco nella natura tra le piante, gli animali e gli elementi minerali e liquidi, così avviene nell'ecosistema galattico. Tutto però è nascosto ai tuoi occhi ed avviene sotto forma di energia. Esistono energie per te incomprensibili, poiché diverse da quella natura umana che conosci tu. Alcune vibrazioni non devono giungere a te, nel tuo mondo, e così la natura fa sì che nel momento in cui si avvicinano, vengono trasformate in altre forme di energie, un po' come il bruco che diventa farfalla. Continua.